Senatore, la riforma Fornero bisogna modificarla urgentemente. Per questo motivo, che cosa chiede le parti sociali? Ah, e bisogna che questa riforma venga modificata velocemente, cioè il problema che è emerso è quello che la riforma Fornero ha bloccato in maniera eh, estremamente evidente l'assunzione dei giovani, quindi quella flessibilità che deve esserci. Cioè, in un momento di crisi economica come la nostra c'è bisogno del contrario. Purtroppo i nostri imprenditori non assumono perché si vedono costretti ad eh, assumere eh, giovani. Eh, oppure persone che sono anche eh, diciamo, disoccupate o in difficoltà con dei contratti che sono estremamente rigidi e faraginosi. Eh, in realtà questo eh, non dovrebbe avvenire e negli altri paesi eu europei eh, dove ci sono sistemi di assunzione molto più veloci e flessibili eh, la situazione è ben diversa dalla nostra. Per quanto riguarda invece la Fiat è intervenuto e che cosa ha chiesto? No, è notizia proprio di questi giorni dello spostamento eh, della sede legale di una eh, società che fa capo alla Fiat. Questo porterà a una eh, diminuzione importante eh, delle entrate del fisco italiano. E allora noi ci chiediamo con tutti i contributi, eh, con tutti, tutta la cassa integrazione che è stata pagata, con gli incentivi che sono stati creati eh, ad hoc e pagati, da tutti i cittadini, io ne ho comunicato con una battuta, eh, insomma, ho detto probabilmente ogni famiglia è proprietaria di minimo di una gomma eh, o di una parte o di una porzione delle fabbriche delle attività eh, delle, della Fiat. Eh, con tutto quello che ha contribuito lo Stato italiano, io penso eh, che questa mossa di spostare eh, la sede in Inghilterra per pagare una. Per percentuale più bassa di tassazione, il 20%, logicamente ci deve far riflettere su quella che è la tassazione italiana che è molto alta. Però è anche vero che in casi di questo tipo, eh, diciamo a Marchion eh, dovrebbe capire eh, che soprattutto in un momento di difficoltà e di crisi come questa, c'è bisogno di essere eh, più uniti e eh, se bisogna versare le tasse eh, di versarle eh, allo Stato italiano.